Buonasera. Dai, due domande. No, non mi va, dai. Volevamo farle anche dal pubblico. Poi, no, se piaceva al pubblico era un'altra cosa, così che lo facciamo da soli. Ecco, Travaglio non ti risparmia mai le critiche, la satira, anche abbastanza pesante. Ti chiama Scodinzolini o Minzolingua? Ecco, di fronte a uno Scodinzolino o Minzolingua, tu come Minzolini, come rispondi? Io parto da un presupposto che ci sono le leggi di mercato. È chiaro che se tu ti vuoi ritagliare una fetta di mercato in quell'area lì, devi usare una sorta, diciamo, di escalation, cioè nel senso, se l'Unità dice una cosa tu ne devi dire un grado di più, se Repubblica ne dice un'altra tu ancora devi aumentare, diciamo, il livello del livore o comunque dell'accusa. E l'unica cosa che ti dico è che quello secondo me non è giornalismo, diciamoci la verità, perché è un modo, diciamo, di vedere, come dicevo prima, di non raccontare, diciamo, le cose per quelle che sono, ma di trovarti un nemico e di continuare, diciamo, ad attaccarlo, cercando di demolirlo. Che poi, diciamo, abbia un suo seguito, è ovvio, ma qui stiamo parlando di 70.000 copie. Cioè. No, cioè io del fatto, ti ho detto, ci sono delle imprecisioni che vengono scritte continuamente. Ma io non ho bisogno del tempo o la volontà di farlo, nel senso io vedo quello come se una cosa che viene scritta. Quello che ho detto prima è quello che io penso. Se quello che è scritto, diciamo, è fatto con rispetto, anche se tu, diciamo, non la pensi come me, a me sta bene, posso discutere quanto vuoi. Quando invece vedo un livore, vedo un atteggiamento che è pregiudizialmente contro, mi dà fastidio. Ma però una domanda la possiamo fare? Ma no, me ne hai detto una domanda, cioè nel senso, ma mi dà fastidio. C'è la macchina di bici che aspetta, l'accompagno Alberto. Un'altra volta. Qualcuno mi ha accusato di omettere delle notizie. Io penso il contrario, di dare delle notizie che molto spesso non vengono date dagli altri. Una cosa che lei prima ha detto, noi raccontiamo quello che gli altri non raccontano. Sì, è vero. Cos'è che non, cioè, che voi raccontate che gli altri omettono? Ma io ti ho fatto questo esempio, diciamo, della vicenda di Spatuzza, no? Noi siamo andati avanti per 3-4 mesi in più occasioni rispetto alle affermazioni di un pentito, giusto, legittimo. Noi l'abbiamo raccontata come l'avete raccontata voi. Quando però ti esce fuori un ministro della Repubblica che stranamente ti dice, io per mia decisione, è già questa cosa che voi del fatto avete un atteggiamento anche abbastanza attento, diciamo, alle notizie, cioè un minimo, non è che credete a tutto quello che vi dicono, no? E dice, ecco, dice, no, a me mi è successo che improvvisamente ho deciso di togliere a 300 mafiosi il 41 bis. E quando avviene questa cosa, finiscono gli attentati, la stagione delle bombe, io penso che, diciamo, qualunque giornalista si pone il problema, perché non stiamo parlando di un pentito, stiamo parlando di atti ufficiali e ragiona su quegli atti ufficiali. Invece c'è, ti ho detto, visto che le cose andavano in un altro modo e andavano, diciamo, in un'altra versione che non era quella di Spatuzza, c'è una parte, buona parte dell'informazione italiana se n'è infischiata, tra cui anche il fatto. Non finta che tu sei al confessionale. Tu puoi qui confessare una gaffe giornalistica che hai commesso e che magari ho sbagliato, ho dato un'informazione sbagliata, oppure non hai commesso gli errori? No, ti senti... Ma per fatti diversi, per cui credo che... Uno non c'è una tipica simpatica? No, uno che mi ricordi proprio con una certa attenzione, no, ma io non sono uno di quelli che sta lì e dice no, quello che ho scritto è quello che è la verità. La chiusura delle indagini sulla questione. Ne dai parla con i miei avvocati, sai, su questa cosa qui. Io ti dico soltanto una cosa, che io, per cui almeno la togliamo, io qui non perché penso, diciamo, di essere torto, però non voglio neanche immaginare di uno che se ne approfitta. Quei soldi li ho ridati tutti. Per cui adesso siamo in questa situazione paradossale, che il sottoscritto, come direttore della maggiore testata, non ha speso nulla, neanche una lira in quegli anni, in quell'anno e mezzo. Contemporaneamente l'azienda ha scaricato le spese che ho fatto io dal punto di vista fiscale. Quindi l'azienda ci ha guadagnato. Senta, ciao, arrivederci.